Camera di Commercio Le Sistiere. Sì, è sicuramente un evento importante che si svolgerà adesso sulla nostra città. Sicuramente non può che far bene al nostro tessuto imprenditoriale. Poi quando sono i protagonisti, anche imprenditori nostri, imprenditori della nostra città che si sono affermati e ricoprono dei ruoli anche importanti a livello nazionale, questo non ci fa che piacere. Ovviamente come Camera siamo a fianco a tutte le attività imprenditoriali per cercare intanto di promuoverle sul nostro territorio, ma anche al di fuori del territorio reggino, e ovviamente anche al fianco di imprenditori come quelli che oggi presenteranno questa iniziativa, che danno lustro ad un nostro comparto, il comparto della pasticceria, che si sta veramente portando avanti. La pasticceria reggina oggi a livello nazionale ricopre un ruolo importante e quindi va sostenuta e promossa. 6 novembre 2022 a Milano la Coppa del Mondo del Panettone la vincono i calabresi. Questo apposta, ecco, appunto sottolinea l'importanza, no, di quello che i nostri pasticceri stanno proponendo a livello nazionale. Questo sicuramente è un momento importante per la pasticceria, che vanta una grandissima tradizione. E quindi, ecco, sostenere queste attività è sicuramente un ruolo che compete a chi rappresenta un ente come la Camera di Commercio. Ecco, Presidente, diciamolo che l'artigianato rappresenta e insieme arte e cultura. Sì, ovviamente l'artigianato, e questa attività fa parte appunto del sistema artigianale, quando si parla di... A volte anche un gelato, un panettone diventa un'opera d'arte. Sì, qualsiasi cosa legata all'artigianato è cultura, e quindi va promossa in tutti i modi. Grazie.